presidente della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino. Allora, una sua opinione in merito a questa situazione sulle sanzioni, si occupa la regione Le Marche, è molto sensibile al tema dell'internazionalizzazione verso la Russia. Sì, noi in questi anni abbiamo costruito dei rapporti e delle opportunità importantissimi con molte regioni della Russia e molte imprese si sono anche installate là, su quel paese. E purtroppo negli ultimi anni, dopo che sono state stabilite le sanzioni verso la Russia da parte della Comunità Economica Europea, questo rapporto in parte è venuto a meno, soprattutto nella parte che riguarda l'agroalimentare. Mentre invece anche quest'anno, cioè lo scorso anno, abbiamo registrato, anche i primi tre mesi di quest'anno, abbiamo registrato una forte crescita dell'export nel settore della meccanica e nel settore della meccanica e del mobile. Sono settori su cui non pesano le sanzioni e quindi in quel settore ci si può andare. È venuto a meno invece il rapporto in parte con la calzatura, è venuto a meno il rapporto appunto con l'agroalimentare perché quel prodotto lì non può passare, però noi speriamo che questa si sblocchi questa situazione, perché poi non pesa solo sulle Marche, non pesa solo sull'Italia, pesa su tutta Europa. E io credo che soprattutto anche dopo la posizione del Presidente degli Stati Uniti che sta cercando di chiudere, di accerchiare un po' il mercato europeo, credo che la Russia sia un partner sempre più importante. Quindi io mi auguro che i governanti europei al più presto possano decidere di levare queste sanzioni. Io ultimamente, lo scorso anno, fine dello scorso anno e all'inizio di quest'anno, ho scritto sia al Presidente Putin attraverso l'ambasciatore russo in Italia e ho scritto anche al Presidente della Comunità Economica Europea per dire togliete queste sanzioni. Credo che qualcosa si stia muovendo, i tempi, quelli che saranno, non posso definirlo io. Ecco, che idea si è fatto dell'inizio della decisione delle autorità russe di allargare la possibilità anche alle altre regioni della Federazione Russa, quindi non soltanto Mosca, la possibilità di attrarre le nostre imprese sul loro territorio? Lei parla dell'Unione dei paesi della ex Unione Sovietica? No, le regioni della Federazione Russa. Ah, della Federazione Russa. No, io che idea mi sono fatto? Io credo che sia importante questa cosa qui, perché ci si va a unificare gli sforzi e soprattutto anche le innovazioni, le intelligenze della gente. Devo dire che ultimamente la Russia si sta attrezzando da sola, cioè molti dei prodotti che prima venivano dall'Italia, dall'Europa, li stanno producendo loro. Hanno iniziato a produrre, ad esempio, sul mobile, ma anche la parte dell'agroalimentare, tutta la parte degli ortaggi, dei frutteti, stanno incominciando a realizzarli loro, perché hanno capito che terreno ce l'hanno. Ci sono zone del sud della Russia che sono più o meno, anche il clima è uguale al nostro, e quindi si può produrre uva, si può produrre frutta, si può produrre ortaggi, si possono produrre, e la Russia si sta muovendo in quella direzione. Grazie. Prego.